Pronti a fare Indiana Jones? Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete dal titolo qui sotto, oggi vi porto alla scoperta del sito di Paludi Livenza nella zona umida tra Caneva e Polcenigo. Peraltro di Polcenigo qualche anno fa avevo già fatto un video che trovate. Linkato, vi uscirà la scheda qua sopra, sono sicura che è di qua. Guardate qua, che bellezza! Questo sito, insieme ad altri nell'arco alpino in Italia e non solo, fa parte dei siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino che sono dal 2011 patrimonio UNESCO. Il sito infatti era già frequentato nel Paleolitico tra i 14.000 e i 10.000 anni fa, ma durante il Neolitico qui si è sviluppato un abitato palafitticolo, appunto, del quale sono stati rinvenuti strumenti in selce, ceramiche, ma soprattutto i resti lignei delle palafitte. Il luogo, come potete vedere alle mie spalle, ma anche dalle riprese che vedrete partire anche sopra alle mie parole, oltre alla sua valenza archeologica, è anche un sito di grande interesse naturalistico dove troviamo diverse specie dell'avifauna, se siete interessati, tipiche delle paludi e varie specie igrofite. Piccolo appunto, non fate come me che mi sono dimenticata l'antizanzare, portatevelo. Spero che il video ti sia piaciuto. Sto riregistrando il finale del video perché ci sono alcune novità che mi riguardano e che riguardano anche il Palù di Livenza. Io il video l'ho registrato ai primi di giugno, quando ancora non sapevo che avrei iniziato a lavorare ad uno dei due info point del sito. Questa è la grossa novità, per cui oltre alla meraviglia di questo posto avete un altro ottimo motivo per visitarlo. Per cui, come al solito, se il video ti è piaciuto, lascia un like e commenta facendomi sapere se conoscevi già questo posto o se vorresti visitarlo in futuro. Iscriviti al canale cliccando anche sulla campanella in modo tale da non perderti i prossimi video. Qua sotto in descrizione trovi link a tutti i miei social in cui seguirmi in diretta nelle mie avventure. In più, se vuoi essere sicuro di trovarmi al lavoro, ti consiglio di mandarmi un messaggio, su Instagram. E adesso torniamo indietro nel tempo con la chiusura ufficiale del video. Non mi resta che salutarvi e dirvi, come al solito, have a nice life.